Parla. Fa. Ma non mi fai più il rap iniziale, comunque mi stai deludendo. Si vede, però non sei naturale. Sto perdendo lo smalto. No, è che non si andare in ferramenta. Non lo fare. Ciao a tutti ragazzi, qua per questo sfortuna c'è Xmurri. Visto. Ma facciamo lo stesso il video così. Ciao a tutti ragazzi, qua per questo Xmurri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in Indovina il Gelato Challenge. Ve l'avevamo promesso. No, questo per l'altro video, perché così, sennò non è che metto sempre la stessa cosa. Che? Siamo troppo scuri? Incredibile, vista la magia dell'editing, speriamo. Sì, un taglio, capito? Siamo in Indovina con il Gelato Challenge. 50.000 like, facciamo con... 50.000 mi piace ragazzi, faremo Indovina la Merendina Challenge. Quella parte che mi è venuta in mente la taglio o la tieni? Se no mi fa passare davvero quello stupido. Iniziamo ragazzi perché i gelati andranno a sciogliersi sempre di più. E partiamo dal primo, quello che ho utilizzato nella preview, visto che l'ho già aperto. 50.000 già... like, merendina challenge, lo ribadiamo. Esatto. 50.000 like la fa lui, 40.000 la faccio io. Però 50 la fa tanto lui. Per cambiare, no? E per favore facciamo sti like di merda, grazie. Primo gelato, il gelato preferito di mio papà. Andiamoci così. Sì, allora sarà un onore, vai. Dai, prego, jumpy deck. Ma una scodella onnicarista cosa la pigliamo, no? Una scodella? E perché sciolgono, mica me li mangio tutti. Ah, non te li mangi tutti, Jumpy Deck? No. Pensavo fossi abbastanza... No, adesso magari. Ah. Già, oh, credimi che i gelati non sanno di un cazzo. Ma non devi odorare, tu odori sempre con questo naso che... Cioè, ti affidi troppo al tuo naso. Non serve un cazzo il tuo naso, è fasullo. Già, quindi vabbè. È andato la preview più. Magari è l'easter egg. Easter egg c'hai? Di o te la mangi tutto così. No. Il primo te la mangi tutto e poi il tuo pancreas va regredendo sempre verso i prossimi e così muori. E c'è Jumpy. Ma prendo una cosa per metterli. E vai, vai. Mi sono dimenticato l'easter egg, ragazzi. A po'? Cioè tu ormai entri direttamente. Ma non era un po' di più quando sei uscito quel gelato. Beh, prossimo gelato. Prossimo in versione mini perché porca troia costano troppo questi gelati. Tra l'altro Jumpy, vuoi sapere quanto ho speso? Ah, quanto hai speso? Quanto è la lista della spesa oggi? 26 euro. Mi piace. Ho dovuto sottrarre i soldi dalla carne perché quelli non sono in conto. Ah, anche la carne. Anche la carne. Quindi, non è il preferito di mio padre. È il preferito di mia madre, compatto, lo giuro. Che tutta la famiglia ci stiamo. È il preferito di mia mamma. Che cosa vuoi? Devo pensare alla mia famiglia, va bene? Sicuramente sarà di farmafallica allora. Stupido cretino, bambino. Ah, ti spacco il culo, ti uccido, cazzo. Ti taglio a pezzettini come Dexter. E fai pure quello preferito da tuo fratello. Quello preferito, quello preferito alla tua zia. Morti. Troia. Puttana. Biscotto. Ne conosco solo due biscotto. E sarebbero? Il cucciolone. Sì, il cucciolone. Uh-huh. Il maxibone. Però il maxibone è un doppio lato, quindi mi fai mordere dall'altra parte. Ma che stai facendo? Aspetta, ti faccio proprio un comparison allora, visto che hai citato due classici. Quindi i accattessi sotto roe. Ti faccio il comparison. Ti faccio un comparison. Allora, hai morso il primo, adesso ti faccio mordere anche il secondo dei due che hai detto, perché ma è giusto. Di quello prima posso mordere anche l'altra estremità. Ti faccio e che ne sai che ha due estremità? Ti sto facendo un comparison. Perché appunto io so che il maximum ha due estremità, una tipo croccante e una biscotto. E io sono andato e ti facevo mordere ovviamente la parte croccante, qualora fosse stato il maximum. Oh, che ora? Tutto scambiato. Giampiero Prestigiacomo. No, che lo voglio mangiare. Di quello. Quello che mi hai dato prima. Questo mi sa troppo di cucciolone comunque. Qual era? Dei due. L'uno e l'altro. Quest'ultimo che hai appena mangiato. Ti faccio rimangiare. Ti faccio rimangiare l'altro. Sembra che ha già stracciatella dentro. Ti faccio rimangiare il secondo che hai mangiato. Quale dei due è quale? Molto simili, cazzo. Sei un po' sporco comunque di bianco, potrebbe essere abbastanza fraintesa la cosa. Primo che ho assaggiato, secondo me, potrebbe essere il maxibon, potrebbe. Potrebbe. E il secondo è il cucciolone. Devi darmi una risposta definitiva. Vorrei assaggiare l'altra estremità. Non posso farti assaggiare l'altra, ti faccio assaggiare... Se ti bando allora è quello, è il maxibon, lo confermo. Quale del maxibon? Il primo di tutti è il maxibon e il secondo è il cucciolone. Hai titubato troppo, quindi già mi hai dato la risposta. Posso aprire per favore? E poi io trovo uno schifo. Figa, sono tutto fuetta. Ma che ne sai se ti ho fatto assaggiare questo come primo e tu mi hai fatto perché questo ha pure due lati. Ma scusavo che gli dava pure due lati, quindi ho avuto un culo del Cristo Signore. Ma non ti ho detto se hai vinto. Ah, esatto, quello mi ha dato prima figa. Giusto, dai. Comunque nelle ultime tre prove diretto sempre un cucciolone. Fammi riassaggiare quello, hai detto cucciolone. Vero? Poi fai, vabbè, adesso l'altro ti devo dire che cucciolone. Oh, stiamo a 3 su 3, Jumpy, ma potrebbe essere un blend. E quanti ne comprati? Dovrà toccherà...
Tappa di occhi. Esatto. Ma che burro sto pacco! Guardate questo packaging, ragazzi. Cioè, tipo una cosa un po' pazza. Guarda, apri così e c'è questo packaging. Che bello questo packaging. Ma che odore, Jumpy. Allora, sei pronto? Ehi, ehi! Ti do questo. È un... Non è lista, ragazzi. Hai aperto una scatola di plastica, di... Che mica fa? Ehi! Cos'è? Ok, cos'è? No. Ah! No. Ah! Già. Minchia, però la violenza psicologica è peggio dell'easter egg in sé. Buono! Buono! Cosa sono? Dai un segno di vita, ti prego, perché con questa mascherina... Mangi proprio un'occasione, ma che minchia... Cosa ne so? Ma è gelato a palline. Forza, Jumpy. Sto dai, pensando, dai io... che ti ho fottuto su questo. Io pensavo questo fosse il più classico, invece... Non è una vita, come al solito, è confermato. Hai il gusto... Del Magnum, ma il Magnum è un prosciutto, quindi chi minchia fa queste cose? Quanto sarebbe bello farti un elettroencefalogramma in questo momento e vedere cosa ti frulla in testa? Niente, non lo so. Magnum palla. Magnum palla. Magnum balls. Così, Magnum balls. Vai. Ma è Magnum e meno. Non lo so. Figa, ma... Bomboni, eh. Mai visti sti cose. Oh, mai visti al cinema, compa. Al cinema se chiedi i Magnum, cioè se chiedi un gelato ti danno questo. Le bomboniere, compa. Non le hai mai viste? Questa è dall'altro, guarda che packaging. Sembra uno screen di dolci, di sapori. Vai, vai. Apri botta. Esci. Chi ti porta? Run. Ho appena chiuso a chiave, devo trovare un easter egg in questa stanza. Oh, tieni fuori. Ah, tieni fuori. A volte ritorno, ragazzi. Questo, boh, io credo di averne mangiati in quantità Giampiero, per favore. Credo di averne mangiati in quantità industriali. Mi sento proprio tua mamma quando ti rimprovero. Guarda che packaging fantastico che hanno questi. Ragazzi, comunque nessuno ci ha pagato, ribadiamo sempre questo. La sì, sì, infatti, cioè, ripeto, i placement si fanno sempre con una sola azienda. Certo, fra concorrenti ci si ammazza, quindi insieme non vanno d'accordo. Infatti. Hai capito? Ok. Sei pronto, Jumpy? Sì. Non ti ho fatto sentire per niente l'apertura, comunque. Ma senti se... Sì, ma non sai. L'hai scartato? Non sai però bene cosa ho scartato. Certo, l'hai scartato. Un gelato solo si scarta. Che vuol dire? Vai. Ma che minchia? Dai. Io non puoi niente. No, silenzio. Aspetta, cioè, sento arti che si muovono. Come si scarta il prodotto? Dai, lo so. Vai. Ma chi sta facendo? Però vi devi dire il gusto. Classico. Assolutamente no. Tasta meglio. Un classico. Non è classico, però. Sapere, è il cornetto classico, figli. Sì. Me la foglia la pianta. Ci sta questa foglia la pianta. Ma sotto no, Ma la pianta è tipo che ammazzare la famiglia. Oddio, mi sento male. Un po' da faccina. Hai il sapore di sta pianta? Ho provato la faccia impagabile. Cioè, è così, cornetto classico. Poi al secondo corso l'hai mangiata tutta la foglia. Ma non si sentiva, sono un po' sto già. Oh. 4 contro 1 sbagliato. Hai sbagliato solo la bomboniera. Poi indovinato cucciolone, maxi bon, cornetto e fior di fragola. 4 a 1. Ottima media. Non hai fatto l'unplan perché la bomboniera l'hai sbagliata. Ma ottimo ratio. Proceed. Proceed. Andiamo avanti, ragazzi. Anzi, prosidiamo. Pro. Pro. Con il prossimo gelato. Gelato. Strano, non sapevo che questa marca facesse gelato. Già. Non lo indovinerò mai. Ma chi sta facendo? Sto facendo vedere un po'. Guarda che bello. Guarda che grosso questo gelato. Ma che gelato ora? Eh? È quello di prima. No, ti consiglio una cosa. Dai una leccata.
Espera male. Sì, aspetta. Usando un termine. Dai una leccata al, diciamo, davanti a te. Come vedi ci sono dei buchi. Ora, dei. Lo so, sembra solo sempre più ambiguo, però non so. Allora, non mi piace. Eh no, che schifo, hai leccato il dito! Vengo a capire che buco, no? Ma che cazzo di. Lo devo mappare con la lingua, che ho un sensore di tracciamento sulla lingua. Che scena bruttissima. Devi capire che il logo c'è stampato su. Madonna ragazzi, che schifo! Non posso guardare. Ma mi sa venivo metà. Non lo so, però fammi assaggiare di nuovo. Capisci il logo? Oh, piano cazzo. Porca. Basta, papà, è tutto sfaggiato. Non lo capisco. È una marca che di solito non fa gelati. Cosa fa di solito? Aiutami, niente. Snack. Che ho detto? Apri! Ringo gelato snack. Comunque va. È stata una scena bruttissima quando hai cominciato a leccare il logo. Ma che a capire, papà? Ti giuro che è tua stagione. Non mi piace niente. Ecco, fai, per un grande naso c'è un grande gelato. E concludiamo, ragazzi, con questo. Abbiamo finito già. Un altro comparison. Abbiamo finito. Sì, però no. Questo è un comparison, ragazzi. No. Un comparison perché dentro di questo packaging ci sono vari gusti. Il mio preferito, oserei dire. Ho fatto uno scorreggio, se te lo stai chiedendo. No. Addentalo come non hai mai addentato nulla nella vita. Non mi fido per niente. Dai. Ma quanti easter egg ci sono? Quello è easter egg. Cioè tu ti sei pensato di shipparmi una foglia dalla pianta? Mm. No, è vero. Questa cosa l'hai pensata mentre ero via. Cos'è? Caro il mio Gianni. Questo è il magnum. Questo è il magnum. Che sì. Gusto. Già metto che gusto, quindi questo è magnum. È magnum, però ti farò assaggiare tanti gusti e mi dovrai indovinare i vari gusti. Per l'appunto. Ho detto gusti tre volte, ma è così. Tanti gusti? Sì. Ah, è che questo. Allora, questo lo vuoi riassaggiare o lo teniamo da parte? No, voglio riassaggiare. Vai. Però poco, solo il gelato, no? Ok, avevo cioccolato. Prendilo, prendilo che cade. Prendilo che cade. Questo sia quello classico. Quello classico. Sbagliato. Ne uno, via. Perché non riuscite di bolla? È sbagliato. Devo fare un comparison. Sbagliato. Secondo gusto. Che gusto era, me lo dici? Hazelnut. Ah, nocciola. Ah, ecco, ora ho chiesto che ha. Mordi! Cosciolo. Che schifo. Che scena raccapricciante. Ehi, vai, c'hai. Mi è arrivato adesso un sentore di pistacchio. Quindi? È pistacchio. Giusto! Questo è giusto. Non è giusto, ma sbagliato. Dai, vuoi capire? Sì. Can I open the eye? Yes, vai. Yes, of course. Rotto anti, cioè pistacchio con una C, incredibile. Pistacchio. Quindi ragazzi, con un risultato di con un risultato di 5-3, il vincitore di oggi è Jumpitech. Bravo Jumpitech, sono orgoglio di mamma e papà. Quindi ragazzi, 50.000 mi piace, arriva, indovina la merendina challenge, che sarà veramente tanta roba, cioè, questa volta. Perché merendina c'è, non uno sproposito. Però ragazzi, arriviamoci a 50.000 mi piace, così la fa lui. La faccio io, la faccio io. Questi qui li facciamo sparire. Per il resto, grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Non c'ho il cavo.